In ogni reparto dell'ospedale andrà la colomba e le uova per essere diciamo, vicini agli operatori sanitari e sentire appunto questa vicinanza della città che non è solamente formale ma è sostanziale. In questo momento bisogna essere tutti insieme sia dal punto di vista più materiale con la donazione diciamo, di strumenti o altro, ma anche con questi piccoli gesti che ci saranno tante persone che la Pasqua la passeranno accanto ai nostri malati. 300 uova di Pasqua ed una cinquantina di colombe per tutti gli operatori sanitari. All'ospedale San Donato di Arezzo sarà così una Pasqua solidale con la donazione del Calcit anche grazie ad alcune aziende del territorio. Abbiamo sempre sponsorizzato e comunque partecipato a tutte le manifestazioni che il Calcit ha fatto. Per noi del Team for Fun è sempre un onore partecipare. Comunque c'è un piccolo gesto per delle grandi persone perché io, esperto di gare estreme, in questa pandemia sono state molto estreme queste persone che hanno dovuto affrontare un nemico invisibile che all'inizio non si sapeva manco di che. Mi è sembrato rigoroso ringraziarle, insomma, personalmente. Un pizzico di dolcezza arriverà così tra i reperti dell'ospedale Aretino, dove la pressione comunque resta alta, nonostante la situazione sia stata definita fluida. Questo momento è una situazione sempre importante, complessa, però stiamo riuscendo a mantenere un equilibrio, quindi a non superare dei limiti che ci siamo dati per garantire che l'ospedale possa continuare a funzionare senza particolari criticità sia nel percorso Covid che no Covid. Ogni giorno noi abbiamo diversi accessi, ma anche la possibilità di gestire attraverso la rete trasferimenti, dimissioni verso le cure intermedie, a testimonianza del fatto che i pazienti anche fortunatamente migliorano e possono permetterci un turnover, un ricambio dei posti letto ospedalieri molto rapido e anche numeroso quotidianamente.